cuando era pequeño, sin preocupación, el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo. Mira, Sofía, cómo diría, dime cómo diría. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Buonasera a tutti cari telespettatori del Breaking News. Siamo qui sulla vetta del vulcano Stromboli alla quota di 908 metri e abbiamo appena finito la nostra grande scalata per raggiungere questa cima e quindi ora con il servizio di Lorenzo Marzomagno vediamo alcune interviste. Grazie Luca per la linea, eccoci qua da il vulcano Stromboli appunto. Siamo sulla vetta, alle mie spalle il cratere. Allora, come diceva, siamo all'altezza di 958 metri e adesso raccoglieremo qualche intervista di feedback dopo questa ascesa che ha durato ben 3 ore e ci ha interessato per 13 km per un dislivello di 958 metri appunto. Bene, il primo intervistato potrebbe essere Jacopo Gubert. Vedo che sei un po' indaffarato, ma un po' di tempo prima che non puoi trovare. Intanto un predone endemico era il mio che di panino, ha rubato il panino. Bene, allora, qualche impressione? Bene, sono contento, ti vedo anche stravolto, quindi sono ancora più contento. Qua è magnifico e non è rimasto indietro nessuno. Opinabilità sull'uso dell'aggettivo magnifico. Bene, vediamo qualche altra intervista. Allora, andiamo da Francesco Achilli. Vedete, il gruppo si è accampato uno vicino all'altro per tenersi caldo, si alitano addosso. Allora, Francesco Achilli, grazie per concederci questa intervista. Cosa ne pensi? Cosa ti è parso di questa salita? Cosa ne pensi di questa salita? Positiva, bella, e a bello se però si scendeva subito dopo, perché io qua c'ho paura. Anche Francesco Achilli ha paura. Francesco Achilli dunque ha paura. Uno scoop molto, molto scottante. Molto scuppante, anzi. Bene, allora adesso velocemente. In tre aggettivi questa scena. Gorda! Si rifiuta. Gorda! Gorda! Rare. Oh, Dio, cosa vuoi? Tre aggettivi. È bello, entusiasmante e genuino. Professoressa Rossi, è lei che ci ha, come dire, affascinato questa impresa? Moltissimo, sono molto orgogliosa di questi ragazzi che sono arrivati qui in cima, stanno andando a vedere cosa di questa avventura. Professoressa Harkins? La sfortunata addirittura, pensate un po'. Giovanni Favretto, tu sei un personal trainer. Cosa ti è parso? Allora, mi è parso che il mio cliente qui presente, Lorenzo Marzomagno, si sia comportato molto bene. È caduto solo due volte, ma per poco. Non sono caduto, mi sono accasciato, chiariamo. Ok. Isabella Nuvolari. Modo. È stata un'esperienza veramente straordinaria. Non sono un amante di passeggiate, gite e robe simili, ma questa mi è veramente piaciuta. Un po' freddo, un po' ventilato. Bello. Lievemente falsa l'intervista di ora vedremo qualche quiz. Per esempio, Eleonora Lanini, qual è la differenza tra un magma acido e basso? Ti voglio. Uno è effusivo, l'altro è inclusivo. È la concentrazione. È sbagliato. Ok, dunque, Lanini. È sbagliato. Ci rivediamo a settembre. Ora, la nostra geologa di fiducia, Marisa. Allora, è contentissima di lasciarci questa intervista, Marisa. Sta mangiando il panino come tutti noi. È afona. Ora ripeto quello che dice. Grazie. Allora, lei ha parlato in molti gruppi qui, in questo posto. Allora, in Fernandina,
saranno più o meno 750 nodi di vento orari. Allora, questo gruppo, piuttosto numeroso, cosa ne è parso? Si è comportato come gli altri, meglio, peggio? Poteva, non so, qualcosa che l'ha colpita? Tutti quanti sono stati magnifici nell'affrontare la salita, perché non è semplice. So che non tutti sono abituati a fare del trekking, questo è veramente molto difficile, è uno dei primi gruppi scolareschi che riesco a portare su, perché al momento io porto gente straniera, quindi scuole francesi, italiane, queste veramente. Grazie mille con queste belle parole. Dalla vetta del vulcano Stromboli, viene lo stesso. Le due classi sono portate ambedue egregiamente e hanno sembrato a termine la missione di arrivare in cima in maniera abbastanza egregia, e adesso stiamo tornando verso il basso, la parte che sta calda e non resta di essere agli ultimi istanti di questa abbastanza memorabile. Ci aggiorneremo più tardi per delle eventuali interviste, nel momento lì nello studio. Grazie.